50 anni fa, una delle più antiche società di concerti fondata nel nostro paese nel 1922, l'Associazione Amici della Musica di Taranto, coglieva le sfide dei tempi nuovi, arricchendo la propria attività artistica di un progetto finalizzato alla valorizzazione dei giovani pianisti. Era il 1962. Per volere dell'allora presidente, l'architetto Arcangelo Speranza, insieme ai soci Riccardo Albano, Giovanna Sottomano, Dino Milella, Lucy Di Palma e altri, si decise di istituire una manifestazione dall'inequivocabile profilo identitario, il Concorso Pianistico Regionale di Taranto, per favorire i talenti che si affacciavano alla ribalta pianistica. Sì, è stato nel 1944. La guerra aveva portato fine alla prima associazione, che è stata fondata dalla signora Belleni, Elena Belleni, l'ammiraglio Rochira, e c'erano anche degli altri di cui non ricordo bene il nome. Sì, al nostro direttore del liceo musicale, il maestro Corrado Donniti, che purtroppo non c'è più, una lettera dal Ministero dello Spettacolo, in cui pregava il direttore di rifondare la società degli Amici della Musica. Naturalmente questa è una notizia che suscitò molto entusiasmo, perché la guerra aveva distrutto tutto ciò che i tarantini, specialmente le persone maggiormente amanti della musica, avevano costruito in questa città negli anni passati. Allora il maestro Minniti naturalmente si rivolse, non so perché, venne da me a dire: signor Valdo, ho ricevuto questa lettera dal Ministero dello Spettacolo, vuole aiutarmi? E io, anche preso dall'entusiasmo, mi rivolse all'ingegnere, veramente architetto, Arcangelo Speranza, che era nostro caro amico, amico di famiglia, mio, di mio marito Riccardo, che tutti quanti ricordano perché è stato un fondatore e poi è stato un uomo eccezionale. E insieme ad altri amici amanti della musica, gente competente, poca veramente, ma veramente amanti, posso fare i nomi, la signora Teresa Raimondi, poi c'era l'avvocato Giustini Ruggieri, poi c'era Ponzio pure ricordo, poi c'era Lucia Di Palma, la mia collega, anche lei ha insegnato al liceo musicale storia della musica, arte scenica per molti anni, anche lei è in pensione, e c'erano ancora degli altri di cui adesso non ricordo molto bene il nome, e si formò questa piccola società, diciamo così, che dette le basi, poi la società che oggi ancora, grazie al cielo, ancora regge. Festeggia il 50° anno. Cosa ricorda di questi 50 anni con maggiore affetto? Periodo in cui c'era mio marito, naturalmente, perché poi nel 60 purtroppo l'ingegnere Speranza ci lasciò, e allora in quel periodo si fondò il premio Arcangelo Speranza, il premio pianistico. Il primo è stato, io ho le fotografie, adesso le posso anche dare, e c'è anche la fotografia di Uto Ughi, se la vuol vedere qui, che è suonata per noi tante volte, gli Amici della Musica. I migliori artisti sono venuti. Il popolo tarantino è un popolo proprio naturalmente musicale, anche gli scugnizi, anche la gente del popolo è musicale, è insita la musica nei tarantini, è insita proprio, loro ce l'hanno nell'animo. E quindi seguono con piacere, guarda, tutti cantano, tutti sono proprio musicali, hanno l'orecchio assoluto addirittura. Io ho visto a scuola il liceo musicale per tanti anni, ho avuto alunni, ma li dirò quasi tutti molto bravi. Gli Amici della Musica cominciano così a scrivere le prime pagine del libro di una storia ininterrotta e felice. Un esempio raro di continuità operativa che pone lo Speranza tra i concorsi pianistici più antichi in Italia, e gli Amici della Musica, con i suoi soci, tra i più fattivi operatori culturali e musicali che il territorio, ma forse non solo quello, possa vantare. Oggi, non per ossequio alla globalizzazione, imperante ed a volte ingombrante, ma in linea con i continui e rapidi cambiamenti del mondo e con il credo fermissimo di una fratellanza fra i popoli, il concorso ha assunto il nome di International Piano Competition Arcangelo Speranza. Se ne fanno tanti, è vero. Quali sono le caratteristiche di questo concorso che lo distaccano, lo differenziano dagli altri? La differenza è che quasi tutti i concorrenti che sono venuti e che hanno vinto sono nel campo del concertismo nazionale e internazionale, questo lo posso dire proprio con sicurezza. Tutti i concorrenti che sono venuti qui, presenti nella commissione, ce n'è uno che è stato il nostro concorrente diversi anni fa e adesso è un concertista in campo nazionale e internazionale. Costante in ogni edizione è la presenza di un numero significativo di giovani concertisti,
e per loro il concorso costituisce il viatico per una brillante carriera. Basti ricordare i nomi di Antonio Bacchelli, Raimondo Campisi, Riccardo Risaliti, Sandro De Palma, Vittorio Bresciani, fino a giungere al giovanissimo pianista tarantino Giuseppe Greco e agli stranieri Angel Sanso, Fulei Balash, Ong Fuan. Le commissioni giudicatrici hanno annoverato i maggiori docenti, musicologi e critici del nostro tempo, quali rappresentanti delle varie scuole pianistiche: Tito Aprea, Jacopo Napoli, Dino Milella, Dante Alderighi, Sergio Perticaroli, Marcello Abbado, Piero Rattalino, Sandro Cappelletto, Laura De Fusco e Maria Tipo, per alcune edizioni anche direttore artistico. Acquistato in questi ultimi anni sempre più valore perché l'abbiamo fatto diventare europeo, quindi internazionale. Poi diamo la possibilità anche ai giapponesi, coreani e tutto, agli americani, ai russi, quindi al di fuori dell'Europa possono comunque venire perché studiano in un'accademia europea. Quindi il valore è grande, i concerti ci sono, abbiamo offerto 13-14 concerti al primo premio, oltre il premio, perché i soldi, noi sappiamo, i giovani spendono i soldi del premio e dopo... Invece ci sono i concerti, quello è importante, suonare, fare esperienza, farsi conoscere. Raggiunto oggi lo straordinario traguardo dei 50 anni dalla fondazione, il concorso Speranza si prefigge ancora molto lavoro. Non solo l'organizzazione delle prossime edizioni, ma una sempre maggiore capillare presenza, una sorta di ulteriore accreditamento presso la città e le sue istituzioni, il governo regionale, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Per fare questo c'è bisogno del lavoro di tutti i soci, ai quali non può non andare il reciproco comune ringraziamento. È la loro passione, unita alla professionalità, che ha portato il concorso a questo importante giro di boa, insieme al direttore artistico, che nelle più recenti edizioni è il maestro Marco Vincenzi. Il suo impegno ha consentito di far assumere al concorso quella veste di internazionalità che ci ha proiettato e fatti conoscere nel resto del mondo. Ma direi un livello molto buono, perché nei concorsi a volte capita che alla prima prova si presentino anche pianisti che provano a vedere che impatto hanno sulla giuria, sul pubblico, e arrivano anche pianisti che non sono sufficientemente preparati. Questa volta, quest'anno, invece già direi che i 27 partecipanti su 36 iscritti da una decina di paesi erano tutti molto professionali. In Italia di concorsi internazionali che possano vantare una tradizione così lunga ci sono il concorso Busoni di Bolzano, il concorso Paganini di Genova e direi che terzo viene lo Speranza di Taranto, e questo dovrebbe far riflettere tutti, in particolare le istituzioni della regione Puglia, perché è un tesoro da custodire e da valorizzare. Speriamo di essere in grado di fronteggiare il futuro con la collaborazione di quanti credono nella cultura musicale, che non ha confini e non ha padroni, e che è il simbolo della libertà, fattore determinante di crescita delle nuove generazioni. Un grazie particolare va soprattutto alle signore e degli amici della musica, che in questi lunghi 50 anni, con vero spirito di abnegazione, sono riuscite a mantenere viva la manifestazione. Ed infine, grazie ad Arcangelo Speranza, che ha saputo regalarci con una felice intuizione un concorso pianistico divenuto a livello internazionale l'appuntamento della cultura musicale più atteso nella nostra città.